Ciao, oggi sono in Piemonte e sono dal signor Bernardino che ha sfruttato al massimo il super bonus. Infatti ha fatto l'insufflaggio, ha fatto l'impianto fotovoltaico, le batterie di accumulo, la colonnina di ricarica e la pompa di calore per riscaldare la sua casa a radiatori. Un edificio di 50 anni che è stato trasformato in una casa completamente elettrica, 100% elettrica. Tutto questo grazie anche a Sigillo Sicuro, una rete di professionisti specializzata nelle pompe di calore. Infatti noi siamo specializzati negli impianti, non abbiamo seguito la parte edile, però il signor Bernardino con la banca ha fatto della sua casa un edificio completamente nuovo. Comunque te lo faccio dire da lui tra poco. Il super bonus serve proprio a questo, ad aiutare le famiglie a trasformare la loro casa in 100% elettrica. Qui non siamo scesi a compromessi, qui non c'è nessuna soluzione ibrida, qui c'è solo energia elettrica prodotta dal proprio impianto fotovoltaico. Infatti, quale migliore opportunità, ha pensato anche il signor Bernardino, di sfruttare questo super bonus per togliere per sempre il combustibile fossile. È inutile sfruttare questo super bonus per delle soluzioni palliative e non definitive, che non vanno a risolvere nessun problema. Andiamo allora a sentire cosa è stato fatto, dando la parola all'installatore, all'azienda che ha messo mano alla casa dal punto di vista impiantistico. Buongiorno a tutti, mi presento, De Masi Pietro, legale rappresentante della De Masi Impianti. Siamo intervenuti in questa casa, ci troviamo a Gavi, nelle colline dell'Alessandrino. Che intervento abbiamo fatto? Abbiamo rimosso una caldaia a gas metano, ci troviamo su una casa del 1970 con un riscaldamento a termosifoni ad alta temperatura, quindi in ghisa. Abbiamo rimosso questa caldaia, come dicevamo, e l'abbiamo sostituita con una pompa di calore. È una macchina da 18 kW termici ad alta temperatura. Prima di continuare con il tuo video, mi dispiace interromperti, lo so che è sempre una rottura di scatole, però sigillosicuro.it merita davvero, guardalo. È una rete di installatori che ti aiuta a vivere senza gas, a togliere il contatore, con centinaia e centinaia di casi già realizzati di famiglie che ora vivono senza gas. È una figata pazzesca. E poi c'è il canale YouTube, cerca Samuele Trento, iscriviti e clicca sulla campana a fianco. Ci sono centinaia e centinaia di video che ti aiuteranno a fare la tua scelta consapevole. E poi c'è un canale Telegram di cui trovi il link qui sotto nella descrizione del video, un sacco di novità, strategie e approfondimenti su come trasformare la tua casa in 100% elettrica sfruttando il tuo impianto anche se hai radiatori. Una figata pazzesca. Prima dell'intervento abbiamo calcolato quello che è il fabbisogno termico dell'edificio, abbiamo anche verificato quelle che saranno le prestazioni dei termosifoni con la temperatura che sarà in grado di dare la macchina alla pompa di calore, e quindi la scelta è stata dettata su questa macchina da 18 kW. Se venite dentro vediamo gli interventi della centrale termica. Eccoci quindi in centrale termica, i due accumuli, quello di destra un puffer da 200 litri e a sinistra il bollitore per acqua calda sanitaria, dove c'è agganciato anche un solare termico. L'impianto è in fase di ultimazione perché siamo in collaudo, quindi verrà rivestito successivamente, e questo è il modulo di rilancio di Sigillo Sicuro. Un controllo veloce con la termocamera per vedere che non ci siano dispersioni, ma soprattutto per vedere che la temperatura di mandata all'impianto sia realmente quella richiesta. Ci colleghiamo ora da remoto alla macchina, vediamo ad esempio sabato 13 febbraio, faceva molto freddo, eravamo intorno ai 0-1 gradi esterni. Vediamo la temperatura dentro casa per essere sicuri che il cliente sia il caldo, infatti siamo sempre sopra i 20-21 gradi e la temperatura di mandata tra i 55 e i 60 gradi, ecco, quindi sui radiatori mandavamo acqua ai 55-60 gradi. Vediamo quindi quando il termostato, quando i sensori ambiente chiamano, vedi la strisciata di blu, quindi quando c'è il trattino blu sta chiamando il termostato, quando non c'è non sta chiamando, e sotto vedi quando è accesa la pompa di calore. Il tutto per un consumo medio di 35-40 kWh, che considerando l'abitazione e considerando i consumi prima di questo intervento è sicuramente un ottimo risultato. Abbiamo inserito anche un impianto fotovoltaico da 8 kW con inverter trifase. Qui abbiamo una disponibilità da contatore di distribuzione di 10 kW trifase. E abbiamo anche implementato l'impianto fotovoltaico con una batteria Tesla.
da 13,5 kWh di capacità netta, assieme anche a un gateway della Tesla. Questo ci permette, nel caso ci sia mancanza di tensione dalla rete, di avere lo stesso alimentazione elettrica in casa nel momento in cui la batteria avrà della carica residua. Abbiamo implementato l'impianto collegando anche uno scambiatore per la piscina, in modo da avere una giusta temperatura anche nelle mezze stagioni. Stai per acquistare una pompa di calore? Aspetta! Ecco il segreto numero uno per tagliare i futuri consumi della tua pompa di calore, e vale per qualsiasi marca. Installare una pompa di calore è il primo passo per abbattere i costi energetici della tua casa, ma da solo non basta. Dovrai anche avere gli strumenti per usare al meglio la tua pompa di calore, perché alcuni tralasciano il passaggio più importante per tagliare le bollette di casa. Sto parlando del monitoraggio continuo della tua centrale termica, una funzione che manca nel 95% delle pompe di calore in circolazione. Sono Samuele Trento e assieme alla mia rete di oltre 100 installatori abbiamo realizzato centinaia di impianti in pompa di calore. E assieme ai migliori esperti di questa tecnologia ho realizzato qui in Italia la prima e unica centralina per il monitoraggio da remoto delle pompe di calore, di qualsiasi marca. Se non vuoi trovarti a pagare bollette elettriche esagerate, ma vuoi il pieno controllo dei consumi della tua pompa di calore senza rinunciare al comfort, allora vai sul sito foxbox.me. Se mi segui da un po' di tempo, sai che non mi baso su chiacchiere da bar e voglio andare diretto al succo del discorso. E in questo caso lo farò con Bernardino, che ti racconta cosa lo ha spinto a scegliere una casa 100% elettrica e come ha realizzato il suo sogno. Io ho iniziato 2 anni fa con l'attestato di prestazione energetica, dove il professionista aveva indicato quali erano gli interventi da fare per migliorare la classe energetica. Primo era il cappotto con 2 classi e poi la pompa di calore. Poi l'anno scorso è uscito questa legge dell'ecobonus e allora abbiamo approfittato, avendo già tutto pronto, e così abbiamo preso contatti con chi ha fatto il cappotto mediante insufflaggio e poi con la ditta De Masi, che ha fatto progetto per installare la pompa di calore, poi il fotovoltaico, il solare termico, la batteria della Tesla per l'accumulo e la stazione per la ricarica delle auto. Ho cercato, diciamo così, in internet se c'erano delle soluzioni per le pompe di calore, eccetera, e ho trovato tra i vari indirizzi questo qui del sigillo sicuro, e allora sono andato approfondito, ho visto diversi filmati e così mi sono informato e poi li ho contattati. Sì, direi di sì. Adesso ho opere finite, quasi diciamo ultimate, direi di sì.